Oggi mi sono, ahimè, imbattuto su TikTok in un video vomitevole sull'account Parole di Burro. Un video che vorrebbe parlare di pace, ma usa parole di odio e di una violenza inaudita. Ve ne cito alcune frasi, ma vi prego di andare a vederlo tutto perché è agghiacciante. Ah, mi raccomando, non osate dissentire nei commenti perché verrete democraticamente bannati, come è accaduto al sottoscritto. Allora, cito dal video. Mi chiamo Mario, ho 30 anni, sono il secondo di 7 figli e siamo nati tra il 1990 e il 2005. Siamo i giovani d'oggi, quelli che chiamate i giovani d'oggi, quelli a cui avete dato la colpa fino adesso per qualsiasi cosa. I due più grandi autori di questa guerra, la guerra in Ucraina, sono nati tra il 1942 e il 1952, la vostra generazione, quella dei vostri tempi. Le vostre generazioni, andava tutto bene, ai vostri tempi non andava bene. Ai vostri tempi si faceva esattamente tutto quello che state facendo adesso. La generazione dei giovani di oggi, vi informo, è favorevole alla pace. Noi crediamo in questo, non crediamo nella vostra guerra. Noi, giovani d'oggi, vi diciamo che non ci faremo mai trascinare in questa vomitevole guerra che state portando avanti. Fine della citazione. Ecco, due veloci parole al caro Mario, visto che mi ha bannato nei commenti. Primo, il tuo video fa schifo perché le guerre iniziano proprio con l'odio di una parte verso l'altra. Bianchi contro neri, sì vax contro no vax, ebrei contro cristiani e giovani contro anziani. E il tuo odio verso le persone anziane è chiaro. Secondo, il tuo video fa schifo perché dici noi intendendo i giovani, ma ti assicuro che non tutti i giovani odiano gli anziani come li odi tu. Terzo, il tuo video fa schifo perché la maggior parte delle persone anziane, soprattutto quelle che vivono in Ucraina, sono contrarie alla guerra e saranno loro a pagarne più di altri le conseguenze, perché sono persone fragili, che magari non possono fuggire, che hanno bisogno di cure ospedaliere, eccetera. Quarto, il tuo video fa schifo perché ci sono molti giovani che accoltellano, rubano, stuprano, ma gli anziani non dicono che i giovani d'oggi sono tutti stupratori. Tutti assassini, eccetera. Quindi, anziché vigliaccamente bannare me e probabilmente tutti quelli che hanno l'ardire di dissentire alle tue sante parole, dovresti chiedere scusa, cancellare il tuo video e poi soprattutto vergognarti.